Gesù, io credo in te. 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 Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Lode al tuo nome, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù Cristo. Lode, onore e gloria al tuo santo nome. Fratelli e sorelle, nel nome del Signore ci avviamo in questo cammino di adorazione, implorando da subito la misericordia divina e chiedendo veramente a Gesù di essere per ciascuno di noi questa mattina conforto, consolazione, medicina. Vogliamo chiedere alla Madonna di essere accanto a noi in questo momento. Chiediamo alla Vergine Santissima di pregare con noi, di adorare con noi Cristo, suo Figlio, lei che a Međugorje ha detto: adorate, adorate mio Figlio, pregate, pregate, pregate. Nei primi messaggi ha chiesto la Madonna i messaggi, quelli che sono stati approvati dal Santo Padre. La Madonna ha chiesto di pregare molto, e così a Lourdes. La Madonna chiese a Santa Bernadette di pregare e di fare penitenza, e a Fatima la Madonna gridò ai pastorelli: preghiera e penitenza. E in tutte le apparizioni mariane del mondo la Vergine chiede di pregare e di vivere l'Eucarestia. Chiediamo alla Madonna in questo momento, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Madonna in questo momento di adorare il Signore con noi, di adorare Gesù accanto a noi e di portare i nostri cuori vicini al cuore di Gesù. O Maria, accoglimi sotto il tuo arco potente e proteggimi. Invocata con questo titolo da oltre 5 secoli, tu spieghi aperto e solenne l'affetto di madre, la potenza e la misericordia di regina verso gli afflitti. Io, pieno di fede, così ti invoco: amami come madre, proteggimi come regina, solleva i miei dolori, o misericordiosa. Preghiamo insieme la Madonna. Davanti a Gesù ripetiamo le parole dell'angelo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine gloriosa, accogli i tuoi figli. O Vergine santa, ascolta la nostra preghiera. O Vergine Madre, soccorrici in questo momento di bisogno e di necessità, e salva i nostri cuori dalla tempesta. Fratelli e sorelle, siamo davanti a Gesù. Prepariamoci. Prepara il cuore all'adorazione. Cristo è davanti a te. Il Signore sta davanti a te. Adoralo, accoglilo. E in questo momento magari raduniamo la famiglia. Chi può condivida la diretta. In questo momento puoi condividere cliccando sotto allo schermo con quella freccia. Chiama altri a vivere l'adorazione, perché è un momento che non dobbiamo tenere solo per noi, è per il mondo, è per l'umanità. Gesù, accogli anche oggi la nostra umile preghiera. Signore Gesù, Figlio di Dio, accogli anche oggi la nostra umile preghiera. Ci sono tanti che già stanno scrivendo le loro intenzioni e tanti altri se ne aggiungeranno. Signore, chiama le anime. Tu che hai detto: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Attira a te i cuori in questo momento. Attira a te le famiglie, i giovani. Quanti sono in casa, sentano, Signore Gesù, il richiamo della preghiera, il desiderio di mettersi davanti a te. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio Altissimo, tocca i cuori. Oggi più che mai io ti voglio chiedere, per me e per l'umanità intera, di toccare i nostri cuori, perché abbiamo bisogno di convertirci. Fratelli e sorelle, la nostra conversione è importante, così come è importante che finisca il virus. Però c'è un virus più grave ancora, che è la malvagità. E la malvagità non sta nell'aria, sta nei nostri cuori. Perciò, davanti a Gesù, questa mattina, mentre stiamo via via aumentando, e io vi chiedo, se potete, di coinvolgere anche altri, davanti a Gesù questa mattina io voglio chiedere al Signore un regalo per tutti: la conversione. Che Gesù possa convertire, che Gesù possa convertire i nostri cuori veramente, pienamente, profondamente. E lo vogliamo chiedere per mezzo di un grande convertito che è stato Sannunzio, un ragazzo, un 19enne che si è convertito e che ha convertito tante persone, ha convertito tante anime. Fratelli e sorelle, mentre ci mettiamo in adorazione, io voglio chiedere per tutti il regalo della conversione. Convertirti significa volgere lo sguardo a Lui. Quante volte gli abbiamo girato le spalle, ora dobbiamo guardarlo in faccia e vivere guardando Gesù. Non c'è cosa più bella di questa. Vivere guardando Gesù. Ora puoi farlo. Guarda Gesù in questo momento. È davanti a te, in questo ostensorio, su questo altare, in questa chiesa, insieme a Sannunzio e alla Madonna. Puoi guardare il Signore. Egli è davanti a te. E magari chiama tuo marito, chiama i tuoi figli, però fallo con garbo, non con tono aspro. Di a tuo figlio:
Per favore, vuoi stare un po' con me? Diciamo una preghiera. E quando tuo figlio si avvicinerà a te, abbraccialo e presentalo a Gesù e digli: Signore, questo è il figlio che mi hai donato e io adesso lo affido a te. Fatela questa cosa, non è fantasia, è la legge della Bibbia. Nell'antica alleanza i papà portavano i figli al Tempio e li presentavano al Signore. Per chi prega il Rosario c'è anche un mistero del Rosario, la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, se c'è tuo figlio o tua figlia in casa tua, adesso avvicinati, fallo venire vicino a te e di al Signore: Signore, ecco il figlio che tu mi hai donato, io lo presento a te in questo momento. Fiducia sei per noi, perché sei vivo dentro di noi. Gesù, queste famiglie ti stanno presentando la loro ricchezza. I papà e le mamme ti presentano i loro figli. Per un genitore, tu lo sai bene, Signore, per un genitore il figlio, la figlia, i figli in generale sono la ricchezza. Ogni mamma e ogni papà sa bene che la ricchezza non è il portafoglio, ma sono i figli. Signore, guarda quante famiglie, guarda quante famiglie si stanno mettendo davanti a te e ti stanno pregando. Tocca i loro cuori. E a voi che state in preghiera, a ognuno di voi, io sento molto che Gesù sta chiedendo oggi di pregare di più e di pregare veramente con tutto il cuore. Viviamoci in questa adorazione, viviamocela con gioia e soprattutto pregando intensamente. Sarebbe bello se ognuno di noi riuscisse a coinvolgere, se ognuno di noi riuscisse a coinvolgere un'altra persona. Immaginate che regalo facciamo a Gesù, visto che noi stiamo sempre a chiedere, chiediamo sempre noi a Lui. Cerca di coinvolgere un'altra persona, cerca di contattare un'altra persona per farla pregare. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui ed in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre sei in adorazione, pensa per un attimo alla tua vita. Guarda Gesù nell'Eucaristia e pensa alla tua vita. Com'è andata la tua vita fino ad oggi? Pensa ai grandi momenti che hai vissuto. Pensa alle grandi gioie, no? Agli eventi belli, gli eventi importanti. Mentre sei davanti a Gesù in questo momento, pensa ai momenti belli della tua vita, della tua storia. Per una mamma, la nascita del proprio figlio, no? Quando hai partorito tuo figlio, quando l'hai dato alla luce. E all'innamoramento, quando hai incontrato la persona che tuttora ami. Pensa alle grandi gioie che la vita ti ha dato, perché in ognuno di quei momenti c'era Gesù. La gioia che hai avuto finora nella tua vita è stata il regalo di Gesù Cristo. E questo è proprio il momento in cui dobbiamo ritornare
ad apprezzare la nostra vita, ad apprezzare la nostra vita. Quante volte hai disprezzato la tua vita? Hai detto che schifezza. Quante volte hai detto questa è vita, mi sono scocciata. Quante volte hai detto Signore non è meglio che mi fai morire. Quante volte hai detto, hai gridato al cielo, Signore perché non mi guardi, perché non mi aiuti? Quante volte hai guardato la vita degli altri e ti è sembrata più bella della tua? Invece non era vero. E questo è proprio il tempo, il momento che Dio ti sta facendo vivere anche per insegnarti ad apprezzare quello che hai e quello che sei. Perché quello che hai e quello che sei è un regalo di Dio. Noi siamo vivi non perché siamo più bravi di quelli che sono morti, ma perché è un regalo di Dio. Noi mettiamo il piatto in tavola non perché noi siamo onesti e gli altri sono malvagi, ma perché è un regalo di Dio. Certo, andiamo al lavoro, vero, però c'è anche chi lavora e non sta guadagnando e chi non sta lavorando più. Noi abbiamo una famiglia non perché siamo stati furbi, ma perché è un regalo di Gesù. Noi abbiamo persone che ci vogliono bene perché è un regalo di Gesù. Però, fratelli e sorelle, troppe volte noi non apprezziamo. Non apprezziamo. Invece questo è il momento di apprezzare tutto quello che hai. Allora benedici la tua vita. Invoca il nome del Signore in questo momento. Questa vita che ci hai fatto vivere fino a quest'ora, fino a questa giornata. Gesù, noi ti benediciamo perché tu ci sei sempre stato. Non ci hai mai lasciati da soli. Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Perché tu ci hai tenuto per mano nel momento della sofferenza, quando pensavamo di essere soli, tu eri accanto a ciascuno di noi. Gesù, noi ti ringraziamo perché mai ci hai traditi. Gesù, noi ti ringraziamo perché mai ci hai voltato le spalle. Gesù, noi ti ringraziamo per ogni istante di questa vita, per ogni azione ricevuta, per ogni gesto d'affetto che abbiamo avuto. Invochiamo il nome del Signore. Gesù, Gesù, Gesù. Jesus.
benedetto il tuo nome, Signore. Lode, gloria e onore a te. Gesù, vogliamo ringraziarti per la famiglia che ci hai dato. Gesù, vogliamo ringraziarti per questo rapporto con te, personale, che noi troppe volte non abbiamo voluto curare e che tu invece hai sempre curato. Gesù, noi ti vogliamo ringraziare perché mentre ce ne stavamo a fare la nostra vita, i fatti nostri, tu stavi accanto a noi e aspettavi di poter entrare di nuovo nel nostro cuore. Gesù, noi ti ringraziamo e ti benediciamo e ti lodiamo oggi perché sei stato sempre tu fedele a noi e poche volte noi fedeli a te. Grazie, Signore, per la tua fedeltà, certamente più grande della nostra fedeltà a te. Gesù, grazie perché nella nostra disperazione tu sei intervenuto. Gesù, grazie perché nei dispiaceri più grandi, nella notte più oscura, tu hai portato la luce. Gesù, grazie per tanti fratelli e per tante sorelle che ti hanno scoperto e ti pregano. Gesù, grazie per tante mamme e tanti papà che hanno scoperto te e ora ti lodano e ti invocano per loro e per le loro famiglie. Gesù, grazie perché la tua misericordia ci copre ogni giorno e ci custodisce. Gesù, grazie perché per noi ti sei fatto sputare in faccia. Gesù, grazie perché per noi ti sei fatto picchiare, frustare, calpestare. Guarda l'Eucaristia e sappi che davanti a te c'è il Figlio di Dio e che tu gli sei costato moltissimo. Dice San Paolo, siamo stati pagati a caro prezzo. Gesù ha versato per te un riscatto, lo sai? Per liberarti dal maligno, Gesù ha versato un riscatto. E un riscatto non in soldi, ma in sangue. Il suo sangue, gli insulti che ha subito, i chiodi dolorosissimi nelle mani e nei piedi, la piaga della spalla, le ferite alla testa per la corona di spine, la carne viva staccata dal suo dorso. Tutto questo è stato il prezzo che Gesù ha pagato per vederti libero, per vederti felice. E il prezzo lui lo ha pagato e lo paga ancora, perché lui ti ama e perché tu sei la ricchezza di Gesù. La ricchezza di Gesù Cristo sei tu. Tu sei la ricchezza di Dio. Gioisci, poiché il Signore oggi ti manifesta il suo amore. Gioisci e adoralo. Fratelli e sorelle, la nostra vita davanti all'eternità di Dio è come un granello di sabbia. Gli anni della nostra vita davanti all'immensità e all'eternità di Dio sono nulla, sono niente. Eppure Dio si ferma a dialogare con noi, che siamo niente, che siamo polvere. Un giorno non ci saremo più e probabilmente saremo anche dimenticati. Ma Dio resta per sempre. Dio è l'Eterno e l'Eterno ora sta entrando a casa tua. Prega e prega con la tua famiglia. Se c'è tuo marito accanto a te, se c'è tua moglie, in questo momento abbraccialo, abbracciala
e ripetigli l'amore che provi per lei, per lui, perché tuo marito è il regalo di Dio per te, perché tua moglie è il dono che Dio ti ha fatto e Dio ti sta amando attraverso di lei, attraverso di lui. Grazie, Signore, per il sacramento del matrimonio, sorgente di vita, fonte di rinnovamento dell'umanità. Signore, noi ti adoriamo per tutto il bene che ci vuoi e per il bene che fai a ciascuno di noi. Gesù, sei veramente la nostra forza. Gesù, sei veramente tutto l'amore che ci serve. Sei il nostro sostegno, sei il nostro scudo. Lode al tuo nome, Signore Gesù Cristo. Lode e gloria a te. Se in questo momento stai facendo l'adorazione con la tua famiglia, allora tutti voi ringraziate Gesù. Voi figli, ringraziate Gesù per la vostra mamma, per il vostro papà. Ditelo ad alta voce, non vergognatevi, non abbiate vergogna di dire: Gesù, grazie per mamma, grazie per papà, grazie per mia sorella, grazie per mio fratello. E voi, voi mamme, voi papà, ringraziate Gesù per i vostri figli, anche se non ci sono vicino a voi in questo momento. Ditelo, ditelo lo stesso, perché l'amore di Dio merita di essere sempre lodato. L'amore di Dio merita di essere sempre benedetto. L'amore di Dio merita di essere sempre riconosciuto ed esaltato. Adoriamo te, Gesù. Veramente ti adoriamo oggi. Oggi sentiamo un grande desiderio di adorarti, perché ci ami. Signore Gesù, noi ti adoriamo. Noi t'adoriamo, Signore Gesù, noi t'adoriamo, Signore Gesù, noi t'adoriamo, Signore Gesù. Cantiamolo insieme anche a casa. Noi t'adoriamo, Signore Gesù, noi t'adoriamo, Signore Gesù, Gesù, tu sei la forza, Gesù, tu sei la pace, Gesù, tu sei il bene dell'anima mia, Gesù, tu sei il bene dell'anima mia, vorrei che lo ripeteste anche a casa, Gesù, tu sei il bene dell'anima mia, dillo a te stesso e dillo con forza, tu che stai
in ansia, che hai paura, che ti senti spaventato, che ti senti depressa. Dillo a te stesso: Gesù, tu sei il bene dell'anima mia. Gesù, tu sei il bene per la mia vita. Gesù, tu sei il bene della mia famiglia. Gesù, tu sei il sostegno della mia vita. Gesù, tu sei la mia provvidenza. Gesù, tu mi dai amore e grazia. Gesù, tu mi hai salvato. Gesù oggi ti sta salvando, mentre lo adori, lui ti sta salvando, mentre lo guardi, mentre canti. Noi t'adoriamo, Signor Gesù, noi t'adoriamo, Signor Gesù, noi t'adoriamo, Signor Gesù. Gloria a te, onore, potenza, benedizione al tuo santo nome. Alleluia. 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 Gesù, apriti tu stesso le porte dei cuori, apri tu stesso le porte dei nostri cuori. Fratelli e sorelle, vorrei che pregassimo insieme in questo momento, vorrei che pregassimo tutti insieme, Gesù, per quelle persone che non vogliono pregare. Ci sono tante persone che stiamo invitando a pregare e non vogliono. Chiediamo a Gesù adesso e chiediamolo tutti insieme, che vada Lui a chiamarli. Chiediamo a Gesù che si faccia sentire da tanti fratelli e da tante sorelle che stanno resistendo alla chiamata. Noi t'adoriamo, Signor Gesù. Noi Gesù, preghiamo insieme col canto. Noi t'adoriamo, Signore Gesù, noi t'adoriamo. Gloria al tuo nome, Signore Gesù. Signore, vogliamo dirti oggi che nonostante le preoccupazioni e le paure, Gesù, oggi vogliamo dirtelo tutti, che nonostante le preoccupazioni e le paure, noi siamo felici quando stiamo con te. Gesù, te lo vogliamo dire, che abbiamo tanta paura, che siamo scocciati, siamo stufi di una vita stravolta, siamo stanchi di trasmissioni e telegiornali, però nonostante questo ti vogliamo dire che quando stiamo con te noi stiamo bene. E siamo felici. Vorrei che lo dicessimo tutti, se vuoi scrivilo, ma dillo anche a te stesso. Gesù mi fa stare bene. Quando sto con Gesù io sto bene. E non è una droga, e non è alcol. È Gesù Cristo, è l'Eucarestia. E questo è importantissimo. Se capiamo questo, allora abbiamo già un piede verso il paradiso. Se capiamo questo, allora già le nostre famiglie saranno più felici di prima. Se tu hai il coraggio di dire a te stessa e a te stesso: Gesù mi fa stare bene, poi dopo ti dovrai anche dire:
non voglio perdere Gesù. Gesù mi fa stare bene, non mi voglio separare da Lui. Noi sacerdoti, quando facciamo la comunione, prima di comunicarci diciamo una preghiera che voi non sentite, si chiama segreta questa preghiera. E io la dico adesso. Questa preghiera ci fa dire: Signore, fa che io non sia mai separato da Te. Signore Gesù Cristo, fa che io sia sempre fedele alla Tua legge e non sia mai separato da Te. Se bene quando preghi, se stai sperimentando che queste adorazioni ti fanno stare bene, allora devi dire, e devi dire a te stesso in questo momento: stare con Gesù mi fa bene, non voglio perdere Gesù, non mi voglio più allontanare, non mi voglio più allontanare da Te, Signore, non Ti voglio più perdere, per troppo tempo sono stato lontano, non Ti voglio più perdere. Signore, sei il nostro Maestro, legaci a Te per sempre. Segnaci, Signore, a perdonare, come anche Tu hai perdonato. Nauci nascosto di negli ubiti, proprio come Tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, sia lodato il Tuo nome. Gesù, Tu ci fai stare bene, noi vogliamo stare con Te. Gesù, Tu ci fai stare bene e noi vogliamo stare con Te. Segnaci, Signore, a perdonare, come anche Tu ci hai perdonato. Nauci nascosto di negli ubiti, hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me, pietà di me. Sorelle, da questo periodo che stiamo vivendo, brutto, terribile, una cosa non ci dobbiamo mai dimenticare, che l'abbiamo vissuto con Gesù. E voi che fate l'adorazione ogni giorno, lo state vivendo con Gesù, perché la Chiesa vi sta portando Gesù. Non è vero che la Chiesa non sta facendo niente per le persone. Ogni giorno, ogni chiesa, ogni prete fa pregare i suoi fedeli, e questo ci fa affrontare meglio questo momento. Dobbiamo ricordarci per sempre che questo periodo difficile noi lo stiamo vivendo con il conforto di Gesù, con il conforto della Santissima Eucaristia, con la forza della preghiera, con la luce di Dio. E questo non è per tutti, perché molti lo stanno rifiutando, ma chi lo riceve diventa più grande, ha un cuore più grande. Se tu in questo momento accogli Dio, tu avrai un cuore più grande per sempre. Se tu in questo momento ti appoggi a Dio invece di appoggiarti solo a te stesso, alle tue piccole certezze, tu avrai un cuore più grande. Se tu in questo momento ti getti ai piedi di Dio,
tu sarai un uomo più grande, perché un uomo è grande quando sa piegare le ginocchia e quando sa piangere anche. Fratelli e sorelle, invochiamo insieme il Signore in questo momento e chiediamo che ci faccia dono dello Spirito Santo. Vorrei che tutti insieme, e magari se riusciamo a coinvolgere qualcun altro, se adesso condividi la diretta, magari qualcun altro prega e avremo una grande invocazione. Lo Spirito Santo vuole essere invocato da noi. Invochiamolo insieme. Dio Padre, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e Signore nostro, per intercessione della Vergine Santissima e del nostro San Nunzio Sulprizio, noi ti chiediamo, fai scendere lo Spirito Santo sulla terra, sull'umanità, perché spazzi via questo male. Fai scendere, o Signore, lo Spirito Santo su di noi, sulle nostre famiglie. Fai scendere, o Signore, lo Spirito Santo su di noi, sulle persone care, sui nostri ammalati, sui nostri anziani, sui bambini. Invochiamo insieme. Se non sai come dire, puoi dire semplicemente: vieni Spirito Santo, vieni su di me, vieni nel mio cuore. Vieni Spirito del Padre e del Figlio. Vieni glorioso Signore. Vieni luce dell'Eterno Padre. Vieni amore della Trinità. Spirito Santo che parlasti all'orecchio di Elia. Spirito Santo che fecondasti il grembo della Vergine Santissima. Spirito Santo che infuocasti il cuore dei profeti. Spirito Santo che ti libravi sulle acque. Spirito Santo che sei disceso su di noi nel battesimo, nella cresima, nella confessione e nell'ordinazione sacerdotale. Spirito Santo che guidi la Santa Madre Chiesa, ora discendi su tutta l'umanità e su noi e vieni a guarire i cuori. Vieni a sanare i cuori feriti. Vieni Spirito Santo a riconciliare le famiglie. Vieni a portare provvidenza. Vieni a distruggere il vizio, i vizi, le dipendenze. In modo particolare, Spirito Santo, discendi su alcuni giovani che ci sono stati segnalati e che fanno uso di droghe. Discendi su di loro e spezza questo legame con la droga e con le dipendenze da alcol. Vieni Spirito Santo, discendi con potenza sull'umanità intera. Vieni Spirito Santo e porta guarigione, guarigione a chi sta soffrendo, a chi sta soffrendo per il virus. Porta guarigione a chi combatte il cancro. Ti vogliamo ricordare Gennaro. Vieni Spirito Santo, discendi su Angela che oggi dovrà partorire. Vieni Spirito Santo e discendi su quanti soffrono di depressione, di attacchi di panico, di ansia. Vieni Spirito Santo nelle nostre famiglie. Vieni Spirito Santo nelle nostre situazioni lavorative e fai giustizia per il lavoro. Vieni Spirito Santo, illumina i nostri governanti. Vieni Spirito Santo nei matrimoni in difficoltà, dove c'è discordia, dove c'è disunione, dove il diavolo vuole mettere tradimento e rottura. Vieni Spirito Santo, entra nelle nostre vite. Fratelli e sorelle, invochiamolo insieme. Lo Spirito Santo è l'inviato del Padre e del Figlio. Vieni Spirito Santo e risveglia la fede dei dormienti. Vieni Spirito Santo su questa nostra comunità e cambiaci, ma proprio cambiaci da cima a fondo. Vieni Spirito Santo e trasforma la nostra comunità. Vieni Spirito Santo sulla Chiesa. Non ci siano eresie, non ci siano reati, crimini, peccati. Vieni Spirito Santo su Papa Francesco, sul nostro Vescovo, sui Vescovi della Chiesa, su ogni sacerdote. Vieni Spirito Santo, circonda la terra,
circonda la terra, vieni Spirito Santo su tutti questi fratelli che stanno pregando con noi in questo momento. Sei il benvenuto nel nome di Gesù, sei il benvenuto, il Signore ti stava aspettando. Discenda anche su te lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo a guarire le ferite dei cuori, i ricordi. Ci sono ricordi che ci fanno male, che ci fanno soffrire, che ci fanno stare male. Spirito Santo, entra nei nostri cuori, entra nelle nostre menti, proteggici. Spirito Santo, sradica dalle nostre coscienze il male, i vizi, le perversioni, le trasgressioni, le dipendenze. Spirito del Padre e del Figlio, chiama alla fede, chiama alla preghiera. Spirito di intelletto, di saggezza, di sapienza, di fortezza. Spirito del santo timore di Dio, tocca i cuori come unzione profonda, come luce che non conosce tramonto, come sole dell'umanità. Spirito di potenza, spirito di fortezza, vieni a confortare chi si sente depresso. Spirito di carità, vieni ad addolcire i cuori più inaspriti. Spirito di verità, vieni a distruggere la menzogna. Spirito di guarigione, guarisci i nostri cuori. Spirito di guarigione, Spirito Santo che porti la guarigione, entra in noi. Spirito Santo che porti la guarigione, entra in noi. Spirito Santo, entra nei nostri cuori, entra nelle nostre vite. Spirito Santo, guarisci i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Spirito Santo, guarisci i legami distrutti in famiglia. Spirito Santo, guarisci le nostre coscienze dall'attaccamento al denaro, dall'attaccamento alle cose materiali. Spirito Santo, guarisci le nostre coscienze da ogni male, da ogni affanno, da ogni paura. Quante paure ci sono? Spirito Santo, guariscici dalle paure, dalla paura della morte, dalla paura che ci assale durante la notte, ci fa venire l'ansia, l'angoscia e l'oppressione. Spirito Santo, guariscici dalla paura di perdere tutto, di perdere anche il bene indispensabile in questo momento. Fratelli e sorelle, chiediamo a Dio e chiediamolo tutti insieme che mandi su di noi e sul mondo intero il fuoco dello Spirito Santo, perché si riscaldino i cuori dei credenti e si risvegli il battesimo di quanti non pregano. Fuoco d'amore, discendi su di noi. Fuoco dello Spirito Santo, infiamma le famiglie. Fuoco dello Spirito Santo, accendi l'amore nel cuore dei coniugi. Spirito Santo, ti prego per i giovani in questo momento. Sveglia i giovani, chiamali a pregare. Spirito Santo, ripulisci i cuori dei giovani. Spirito Santo, ripulisci i cuori dei giovani. Fratelli e sorelle, invocate anche da casa. Santo Spirito, vieni Dio d'amore, vieni Dio di gioia, scendi su di me. Vieni Spirito Santo, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, sana ciò che sanguina, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che in te confidano i tuoi santi doni. Donami il tuo premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore, vieni Dio.
Spirito Santo, facci dono della tua presenza. Spirito Santo, infiamma d'amore la tua Chiesa. Spirito Santo, chiama alla preghiera. Spirito Santo, ti consacriamo la nostra vita e la nostra famiglia. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito del Padre e del Figlio. E sistema le nostre famiglie. Vieni, Santo Spirito, e porta l'armonia. L'armonia nelle famiglie. La gioia nelle famiglie. Che oggi stesso ci siano grandi riconciliazioni, che oggi stesso nelle famiglie ci siano grandi riconciliazioni. Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore, vieni Dio di gioia, scendi su di me. Vieni Spirito Santo, discendi sull'umanità intera, su quanti pensano di non avere bisogno di te. Vieni Spirito Santo e discendi su di noi, sui nostri errori. Spirito Santo, ti supplichiamo, rimedia tu agli sbagli che abbiamo fatto. Spirito Santo, ci sono errori che non sappiamo più riparare. Ti supplichiamo, rimedia tu, soprattutto nelle famiglie, nei rapporti delle nostre famiglie. Ci sono errori ai quali non sappiamo più trovare una soluzione. Tu puoi farlo, fallo tu per noi. Trova tu il rimedio, trova tu la soluzione. Spirito Santo, ci sono errori che abbiamo commesso nelle nostre vite e per i quali non riusciamo a trovare il rimedio, ma tu puoi farlo. Spirito Santo, abbiamo rotto legami, ci siamo fatti ferite spirituali che non sappiamo più sistemare, ma tu puoi trovare rimedio. Fallo per noi. Spirito di guarigione, discendi su di noi. Spirito Santo, recati adesso al capezzale di quelli che stanno morendo e accoglili nel regno eterno. Spirito Santo, illumina i giovani. Ci sono delle mamme che mi hanno raccomandato i loro figli che sono imbarcati, che sono sulle navi, questo è il loro lavoro, e le mamme sono giustamente preoccupate. Ti preghiamo, Spirito Santo, investi queste navi, riempile della tua presenza, illumina ognuno di loro che fa questo lavoro perché possano agire per il bene. Spirito Santo, discendi su quanti si espongono al rischio per il loro lavoro. Ci sono persone che lavorano a contatto con gli ammalati di Covid, proteggili. Ora presenta allo Spirito Santo il tuo cuore. Ora presenta allo Spirito Santo il tuo cuore e chiedi che ti guarisca. Ora presenta allo Spirito Santo il tuo cuore e le ferite che hai e chiedi che ti guarisca. Vieni Dio d'amore, vieni. Vieni Dio d'amore, vieni Dio.
Signore Gesù, oggi ti chiediamo una benedizione speciale, non solo perché abbiamo paura e siamo stanchi, ma perché c'è troppa sofferenza, c'è troppo dolore. Per questo ti supplichiamo, Signore, di benedirci in modo speciale. Ti vogliamo pregare oggi anche per il cardinale vicario del Santo Padre, il cardinale Angelo De Donatis, il vicario del Papa, che è ricoverato perché è anche lui contagiato, per i tanti sacerdoti morti e per quanti stanno soffrendo negli ospedali perché si sono ammalati, sono stati contagiati. Signore, ti supplichiamo, ferma tutto questo male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi do la benedizione, chi può si metta in ginocchio. Ringrazio quelli che lo faranno ancora, quindi se magari non tutti ci hanno visti per la diretta, ci sono le coordinate IBAN sulla pagina Facebook e ci sono anche, c'è anche la possibilità di venire qui al mattino se uno vuole portare il suo contributo, io ci sono almeno dalle 10 in poi mi trovate, quindi vi ringrazio e sono certo che quello che darete, l'offerta che farete, il Signore vi farà trovare tre volte tanto, perché Gesù Cristo fa così,
quando uno offre qualcosa per un povero, il Signore te lo restituisce raddoppiato. Quindi state pur certi che Gesù non si lascia vincere in generosità. Sia lodato Gesù Cristo, buon appetito.